abbiamo avuto gli atti dell'offerta di Club Acquatico per la gestione ventennale, ci sono degli aspetti che oggi abbiamo messo in evidenza e che vorremmo che invece il governatore Marsilio e il presidente Sospiri ci chiarissero una volta per tutte. La prima è l'aspetto che riguarda la garanzia provvisoria, la garanzia fideiussoria, che abbiamo scoperto essere stata prestata da una società di mutuo soccorso, cioè di una società che si dovrebbe occupare di indigenti, di persone indifese, eccetera, che in realtà presta una garanzia di 780.000 euro nei confronti della Regione Abruzzo, cioè di un ente pubblico. Ora, il disciplinare di gara dice chiaramente che bisognerebbe verificare se queste società sono iscritte in alcuni elenchi, elenchi dell'IVAS, elenchi della Banca d'Italia. Noi l'abbiamo fatto e non abbiamo trovato questa società tra gli iscritti, però siccome non siamo, diciamo, professionalmente del mestiere, chiediamo che la Regione Abruzzo, il Presidente Marsilio e gli uffici lo facciano, chiediamo se lo hanno già fatto, se hanno verificato questi passaggi, chiediamo come una società di mutuo soccorso che per legge non può fare attività di questo tipo, è proprio prevista l'impossibilità di svolgere anche attività commerciali, come è possibile che abbia fatto una cosa del genere. Dobbiamo sottolineare un secondo aspetto, e cioè che il Club Acquatico ha fatto una richiesta di partecipazione proponendo un'offerta tecnica che prevede investimenti nei 20 anni di 3 milioni e mezzo a fronte di una società che ha un capitale sociale di 10.000 euro. Però oggi dobbiamo anche dire correttamente che ci riteniamo molto più tranquilli, visto e considerato che il piano economico-finanziario è stato presentato da uno studio di commercialisti importante che fa capo a Vincenzo Serraiocco, ma oggi siamo molto più tranquilli proprio perché Vincenzo Serraiocco ha avuto una gestione delle Naiadi e quindi chi più di lui poteva avere un'expertise tale da presentare la sua asseverazione al piano economico-finanziario. Il terzo aspetto è: nessuno vi dice che nell'affidamento dei 4 mesi, quello che si doveva svolgere a totale spese dei cittadini abruzzesi, luce, gas e altre utenze, quello che non prevedeva corrispettivo, quello che noi avevamo messo in dubbio per le modalità in cui era stato scelto il Club Acquatico, che aveva presentato una domanda in ritardo oltre il 31 luglio, in realtà è caduto nel vuoto. Cioè nessuno ha sottoscritto quella convenzione. L'unico atto che è stato portato in conferenza stampa è un affidamento d'urgenza del contratto di gestione ventennale, che è una cosa diversa rispetto alla convenzione, perché la convenzione potrà essere sottoscritta solo dopo la verifica dei requisiti da parte della prefettura e da lì partirà un'altra fideiussione, questa volta non limitata a 240 giorni, ma i 20 anni di tempo. Ci chiediamo se e quale fideiussione potrà essere portata in regione. Ma la domanda che non sorge spontanea adesso, se l'affidamento è quello dei 20 anni, tutte le clausole di quell'affidamento devono essere rispettate, ivi compreso anche il riassorbimento con la clausola di salvaguardia prevista ed accettata da Club Acquatico di tutti i dipendenti e con loro mi auspico anche i collaboratori sportivi. Ci chiediamo perché, se lunedì sono riaperte le Naiadi, la Regione non abbia verificato questo aspetto. Poi c'è l'aspetto degli spazi acqua, che ha avuto anche grande risonanza oggi sui quotidiani locali, e in ultimo un aspetto che noi avevamo contenuto all'interno dell'interpellanza, che ieri però non è stata messa alla discussione del Consiglio regionale. Questa interpellanza riguardava anche l'antincendio, gli impianti di areazione, che hanno un nome tecnico, che riguardano principalmente il cloro, il piano di sicurezza e il piano di emergenza. A tutto questo naturalmente non è stato dato risposta, ma la presenza del presidente Marsilio e il suo epico tuffo all'interno delle Naiadi ci spingono a credere che sicuramente il presidente avrà verificato la presenza di tutti questi aspetti.